Si è svolta presso l'hotel Mac di Paestum l'assemblea degli operatori turistici del Cilento per discutere delle problematiche dell'aeroporto di Salerno. L'idea è quella di una raccolta firme e quindi una petizione che sollecita il governo ad eseguire i passaggi necessari per rendere funzionale ed efficace lo scalo. Tante le sigle sindacali e le associazioni di categoria della provincia salernitana, ma dell'intera regione Campania, che hanno già condiviso la petizione, che sarà inoltrata al presidente del Consiglio Conte, al ministro delle Infrastrutture e a quello delle Finanze. È contento e soddisfatto della riunione di questa sera? Molto. Questo deve essere il primo passo. Io ritengo che sia necessaria una grande mobilitazione, perché questa è una grande occasione. La regione c'è, ha dimostrato il grande interesse a questo aeroporto. Vi è la consapevolezza che il discorso di rete tra Napoli e Salerno e Ponte Cagnano può funzionare. Noi dobbiamo evitare che queste occasioni si possano perdere. E c'è un rischio, perché io sono convinto che ogni giorno che passa è un'occasione persa, e se perdiamo tempo rischiamo di distruggere la Campania, sia dal punto di, non solo dal punto di vista turistico, ma anche per altre iniziative che si possono mettere in campo. Dobbiamo lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo. C'è stata una bella affluenza, ci sono state soprattutto l'affluenza di persone che hanno un certo valore nell'ambito provinciale, quindi penso che sia veramente un punto d'inizio importante per tutto questo movimento.